pratica, io risponderò in maniera molto pratica. Io direi che già adesso siamo in una fase di miglioramento, cioè in seguito all'azione della magistratura, si sono un po' spaventati. E in questo momento il sistema dei controlli a sorpresa funziona più di prima, però mi chiedo quanto durerà, perché poi il magistrato si occupa una tantum. Qual è la soluzione? Perché questa poi è la tua domanda in essenza. La soluzione è semplice. Il sistema sportivo deve smettere di detenere la conduzione dei controlli antidoping, perché è un cortocircuito. Il sistema è controllore e al tempo stesso è controllato. Ma voi capite, il CONI che fa i controlli sugli atleti che poi utilizza per fare le squadre olimpiche. Ma è un cortocircuito, non funziona così. Allora, per questa ragione i governi spinsero sul CIO per dare vita all'Agenzia Mondiale Antidoping. Però che cosa è accaduto? Che dopo la spinta iniziale i governi si sono disinteressati. E poi c'è stata una parabola che ha fatto sì che con il tempo governi presi dai problemi di carattere, sapete perfettamente, la crisi del sistema economico, produttivo, no? Eccetera, eccetera, hanno cominciato anche a non versare con puntualità le loro quote alla WADA. Per cui la WADA, l'Agenzia Mondiale, è andata avanti con le quote precise del CIO, che a volte ha coperto pure il buco dei governi, che non davano i soldi. Tutta questa situazione di disattenzione ha fatto sì che la WADA, l'Agenzia Mondiale, che ha continuato a conservare una veste privatistica, mentre era opportuno dare una veste pubblica di organismo governativo internazionale, alla stessa stregua di una OMS o di una FAO, eccetera, non ha mai avuto l'autorità per poter dialogare con i paesi, con i governi e magari lavorare ad una normativa comune che raccordasse tutto. Non ha avuto neanche la possibilità di superare il limite dei visti nei paesi che richiedono i visti, per cui andare a fare un controllo a sorpresa in Cina è pura fantasia, perché devi chiedere il visto con 8 giorni di anticipo e quelli avvertono i loro atleti nel dovuto modo, quindi è impossibile. Questa situazione ha fatto sì che la WADA piano piano ricadesse completamente nell'orbita del CIO, al punto che attualmente il responsabile della WADA è il vicepresidente del CIO, siamo proprio alla legge dei vasi comunicanti totale, e così non funziona. Quindi c'è bisogno di un interesse della politica che farebbe un favore al sistema sportivo. Il sistema sportivo pensa di detenere il potere dell'antidoping, invece si libererebbe di un problema. Questo deve essere affidato ad altri, perché se è affidato ad altri, gli atleti e i malintenzionati che li dirigono o che li seguono dal punto di vista sanitario capirebbero che non c'è più un sistema protettivo. Se è un organismo esterno, un'agenzia nazionale indipendente, a quel punto tu stai attento, perché sai che ti possono beccare. Questo è il passo successivo per risolvere, la creazione di un organismo di controllo indipendente.